Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Assassin's Creed The Ezio Collection. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Aiuta Mario e i suoi uomini ad assassinare Vieri dei pazzi. Bella, a me queste missioni mi fanno impazzire. Finché sono missioni così e non sono missioni stealth che devi tipo inseguire la gente, non ti devi fare acchiappare queste cose qua, no. Che tipo quelle là che devi tipo seguire, tampinare e non ti devi far vedere. Ma quando sono queste missioni pure, azione, adrenalina, le amo. Va bene Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio, usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Premi R1 per accedere alla ruota i pugnali da lancio. Allora, pugnali da lancio, penso siano questi. Andiamo. Cosa fa? Ma è pazzo! Attiva la leva. Allora, L2 e poi quadrato. Che credi di essere? Figo. Ok, scendiamo qua. Perfetto. Perfetto. Allora, ce n'è un altro qui. Uno può stare qui, vattene. E zitto. Ce n'è sta un altro, vedo un rosso. O scendiamo noi. Andiamo a attivare la leva, va. Dentro. Aspetta che mi rimetto la spada. Ok. Andiamo? Andiamo, regà. Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Figo. Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote! Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente? Grazie, capo. Uccidi le guardie, andiamo, ragazzi. Ma qualcosa lo preoccupa. Se no, come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Invece ci ha trasformato in balie. E perché? A furia di sbraitare, senza dubbio. Di dar noia alle persone. Ce l'ho la spada, aspetta che. E così adesso siamo noi a pagare. Ok, andiamo. Vuoi fare la fine L2 per agganciare un nemico e ordinare di attaccarlo. Divertiti. Una di buon pianti in cambio della tua testa. Un buon prezzo, non è vero? Forza, cominciamo a fare il campo dei guardi, va. Olè. Questo che cacchio sta a fare? Su, su. Veloce, Ezio. Abbiamo già fatti fuori due. Olè, uno. Vieni da me, bello de papà. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dobbiamo farne secchi 10. Ok. Perfetto. Questo qua alle spalle. Dai un altro. Dai, dai, dai. Mamma mia, che squadra, che squadra. Questo che vuole fare? Questo hanno ucciso, perfetto. Vai, vola. Contro la gente sbagliata. Raggiungi Santa Maria Assunta. Vabbè, no. Ma tutti i miei uomini? Ah, sono rimasti in tre. È morto qualcuno.
abbiamo un po' di coso, però vabbè, nessuno se n'è accorto. È abbastanza tranquillo ancora a livello di notorietà. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Aspetta che... Se non mi sembra... Vedo male... C'è sta... Qua un... Cacchio è? Questo che cacchio è sto coso che lampeggia? Ricordo attualmente non disponibile, però mi sembrava pure una sorta di immagine del... dei manifesti, quelli che dobbiamo strappare. Vabbè. Allora, L2. Vai, una della. Io faccio questo tanto. Dai. Forza, regà. Lascia sta, il mio compagno. Forza. Diamo un aiuto a zio Mario. E basta. Ok. Aspetta, io c'è sta qua. Aspetta, andiamo a via questo. Lascialo sta. Vole. Ah, nipote, eccoti qua. A quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Gli uomini di Vieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Trova Vieri dei pazzi. Mo ci penso io a farlo secco. Che è qua? La primo. Aspetta. Bello. 155, belli. Allora, andiamo a trovare i Vieri dei pazzi. Santa Maria Assunta. Ah, quando ha detto Santa Maria Assunta era tipo la zona. Dai, che lo voglio cercare, lo voglio fa secco. Aumenta troppo il nostro livello di notorietà. La cosa non mi piace, ragazzi. Però vedo sto simbolo che è quello tipo dei manifesti. Dobbiamo un attimo poi lavorarci su sta cosa per riabbassarci il livello di notorietà. Allora, vediamo un po' da che parte andare. Secondo me di qua, mi sembra di sì, perfetto. Dai che lo voglio far secco, Vieri, proprio ci ha rotto l'anima veramente dall'inizio, era proprio insopportabile. Ecco, vedi, stanno i manifesti. Perfetto. Ok, vedi. Allora, vedo che sta qua vicino, quindi conviene salire. No, dove vai? Andiamo a vedere. Sarebbe stata sti pizzi. Sta dentro. Sta là sopra. Per come cacchio? Ah no, ma qua è sicuramente per far iniziare la missione. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante, comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere. Assassino Vieri dei pazzi. Dove sta? Forza. Allora, facciamo un po' secca un po' di gente qua. Oh, è questo casino qua. Cioè, se capisce una mazza, ma che cacchio siete? Forza. E basta, hai rotto l'anima. Perché? Aspetta. Forza. Olli. Questo pure è andato. Oh. Attenzione, sei famigerato. Le guardie sono in massima allerta. Aspetta. Ok. Andiamo, regà.
Già stiamo. Perfetto. Prendiamoci tutte le guardie prima che rompano le scatole. Ok. Pensaci due volte. Dove vai? Quello scappa. Quello se ne va. Dove cacchio va? Vabbè, meglio per noi. Allora, dove cacchio è andato ieri? Dannato ieri. Cacchio stai? Cacchio stavi ieri, raga? Cioè, lo vedete voi? Sto infame. Dove cacchio è andato? È scappato? Aspetta un po'. Sta qua sopra tipo la torre. Allora, sali un po' qua, amico Ezio. Mi vede? Ah, ma sta là sopra, possibile? Allora, aspettate che salgo qua e lo andiamo a acchiappare, eh? Cioè, ma che pensa di scappare se ne va sopra una torre? Cioè, io non lo so. Ok, arrivo. Arrivo. Arriva Ezio. Piano. Ah, eccoti qua. Oh, quello sei andato di sotto. Questo sei andato di sotto. Piano. Ma che cacchio ha fatto quello a... Oh, porco cane. Pure quella è morta di guardia. Mentre cadi tieni prima a fare una spergenza vicino. Bastardo. Guarda le guardie. Aspetta. Eccolo, prendiamolo. Muori. E muori. Ok. Dove stiamo? Me lo so perso. Eccolo, sta qua sotto. Possibile? È lui? Ok. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri. Non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa. Leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Tutto torna in sincronia. Cinta da pugnali ottenuta. Pagina del codice ottenuto che dobbiamo leggere. Mo vediamo che c'è sta scritto. Lettera per Francesco De Pazzi ottenuta. Capacità di lanciare pugnali appresa, perfetto. Ok, mo torniamo alla villa auditore e vediamo un po'. Più che altro mi preoccupa adesso il livello notorietà. Se il cambio della guardia avviene all'alba e al tramonto, pianifica le missioni di conseguenza. Dico, adesso dobbiamo capire un attimo se il livello di notorietà è rimasto alto oppure dopo l'uccisione di Vieri si è riabbassato nuovamente. Ah no, perfetto. Ok, siamo già ritornati alla villa. Allora andiamo a sentire un po' che cosa c'ha da dirci nostro zio e poi continuiamo nel prossimo episodio. 7007, tanta roba. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio. Onore a Ezio. Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servizio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane.
Che c'è? È vero. Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. Cambiamenti di piani. Scopri informazioni su Villoditore e trova le pagine del codice ivi nascoste. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'Ordine Templare. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri Templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Leggi la lettera. Allora... Messer Francesco, ho fatto quanto mi avete chiesto e parlato a vostro figlio. Mi associo al vostro giudizio, benché solo in parte. Certo, Vieri è arrogante, incline ad agire senza curarsi delle conseguenze. Egli ha altresì l'abitudine di trattare i mercenari come fossero balocchi. Ho saputo di almeno 3 uomini sfigurati per questo motivo, ma al contrario di voi non lo ritengo irrecuperabile. Credo invece che la soluzione sia alquanto semplice. Egli cerca la vostra approvazione, la vostra attenzione. Questi suoi eccessi sono il risultato di insicurezze originate dal senso di inadeguatezza. Parla spesso di voi, con affetto, e ha espresso il desiderio di starvi più vicino. Perciò... Allora, vediamo un po'. Ci abbiamo sempre una missioncina qui, che non capisco con chi, sempre con zio. Vediamo un attimo. Che c'ha da dirci? Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva? C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. Ok, raggiungi il punto d'osservazione della villa. Pagine del codice. La collocazione delle pagine del codice appare sulla mappa quando raggiungi i punti d'osservazione. Perfetto. Poi bisognerebbe fare pure tutte queste belle missioncine. Ok, allora vediamo un po' se ci fa arrampicare. Perfetto. Ci fa andare più sopra. Aspetta, viene, sali qua. Più sopra non ci va. Qua lo vedo. Ok, qua ci puoi andare. Perfetto, vai. Vai. Ok, dobbiamo raggiungere il punto d'osservazione per fare la sincronizzazione. Vai, sento... Ok, e chi c'è qua? Perfetto. Mamma mia, che ambienti. Spettacolo puro. Pagine del codice trovate 0 di 4. Vai. Mappa aggiornata. Ok, allora
Ragazzi, tieni premuto L2X mentre muovi in su per saltare. Direi di fermarci qui, così nel prossimo video andiamo a ricercare le pagine del codice che ci servono per poi farcele decifrare, e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.